Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi siamo con un episodio importantissimo. Siamo arrivati alle ultime gare di questo campionato, dobbiamo disputare il Gran Premio di Sepang e il Gran Premio di Valencia. Ci giochiamo il campionato con Foggia per lo più, terzo e Masià. E quindi andiamo subito a disputare le qualifiche del Gran Premio di Malesia. Io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi in questo caso il prossimo episodio. Vediamo se riusciamo a salire di categoria in Moto2 e se in questo episodio vinceremo il campionato. Ci ricolleghiamo in attesa dell'inizio della seconda sessione di qualifiche. Abbiamo 18 piloti classificati, ma solo uno partirà dalla pole nella gara di domani. Ok, vediamo se riusciamo a partire dalla pole qui in Malesia. Molto molto caldo. Prima di andare in pista cambiamo le gomme. Mettiamo due soft. Carburante ne abbiamo anche troppo. Noi facciamo al massimo tre giri. E quindi siamo pronti per disputare la qualifica qui in Malesia. Sua moto è pronta e il pilota si prepara a scendere in pista. Vedremo se è alla caccia del tempo o se sta semplicemente provando un cambio d'assetto. Malesia evoca tanti tanti ricordi, per lo più negativi, non so per voi ragazzi, ma la Malesia è davvero. Ecco, mentre stavo cercando di sistemare la telemetria, siamo caduti. La Malesia, dicevo, evoca brutti ricordi sia per quello che è successo con Simoncelli, sia per quello che è successo con Valentino Rossi. Quindi siamo in una pista dove la mente arriva automaticamente in quei momenti. Il più brutto quando abbiamo perso un caro pilota italiano come Marco Simoncelli. Mentre io sto cercando di. Ecco, è difficile parlare e nello stesso tempo girare. Non è semplice, ve lo garantisco. Dicevo di Marco Simoncelli, non so a voi ragazzi, ma a me la testa appena arrivo in questa pista va automaticamente lì. È stato proprio qui, chissà se c'è la statua dedicata a lui. Sarebbe una cosa che vorrei vedere, poi ormai siamo in qualifica, ma è una cosa che proprio voglio vedere se hanno riprodotto la statua dedicata a lui. Sarebbe una bella cosa che renderebbe questo gioco un po' più bello, perché inserire un tale dettaglio, secondo me, fa anche onore agli sviluppatori. Quindi sono proprio curioso. Non so voi ragazzi se già siete andati a controllare, però è
è una cosa che io personalmente vorrei vedere. Se invece già voi l'avete guardato, magari mandatemi una foto nella pagina Facebook di Velocirettore TV, dove potete mettere mi piace e seguirmi anche lì. Noi abbiamo fatto il giro della pole position, sicuramente, visto il tempo, e vediamo. Andiamo avanti. Termina dunque secondo e ultimo turno di qualifica e noi possiamo finalmente vedere la composizione della griglia di partenza che ci aspetta nel Gran Premio di domani. Pole position come sempre, in qualifica non c'è niente da fare, la difficoltà è completamente diversa rispetto alla gara. In qualifica si va nettamente più forti rispetto alla gara, rispetto ai piloti. Buongiorno, buongiorno e benvenuti dall'esotico circuito di Sepang, dove sta per partire una nuova gara della classe Moto3. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Ok, bel tempo. La regia ci porta in questo momento sulla griglia della classe Moto3, dove i tecnici stanno sistemando gli ultimi dettagli prima della partenza. Ok, allora a questo punto noi ovviamente non possiamo partire con le soft, mettiamo una mescola media all'anteriore e una mescola hard al posteriore come facciamo sempre ormai. Benzina facciamo 4.5, sempre qualcosina in più e andiamo in gara. Ovviamente primi noi, secondo Foggia, il nostro rivale. Il circuito di Sepang è pronto ad accogliere questa nuova edizione del Gran Premio di Malesia. Ancora pochi istanti e i piloti potranno darsi battaglia in pista. Ma si parte molto, molto indietro. Porca miseria, è scattato subito il verde. Ci ha preso un attimo, cioè almeno mi ha preso un attimo alla sprovvista. Però nonostante tutto devo dire che non ho perso molto. Ecco, questo dettaglio non mi... E che è successo qua? Mamma mia. Abbiamo perso un sacco di posizioni e la prima posizione è proprio di Foggia. Dobbiamo cercare di recuperare uno dei nostri rivali al campionato. Se lì hanno frenato come al solito, direi frenano prima, taglio. Infatti, l'immaginavo che era taglio. Quindi andiamo a rifare la curva. Giocando un po' d'astuzia, mandando larghi anche i piloti, siamo in terza posizione. Ora vediamo se riusciamo a mantenere il ritmo, anche se qui ho guadagnato tantissimo in quella curva a sinistra. Vediamo se ne ho di più dei piloti qua davanti o di meno. Già arrivare terzi sarebbe un ottimissimo risultato. Mentre va a cadere Ogura, qui ho frenato veramente presto. Mi ha distratto l'incidente. Questa curva ancora non ho imparato a farla come si deve. E qui siamo in un punto dove ormai è storia. Ormai è storia. Devo dire che la Malesia a livello del campionato motomondiale veramente è diventata una pista storica. Il nome giusto da dargli è questo. Già ha fatto la storia questa pista. Non so se siete d'accordo con me, ma per me la Malesia è parte già della storia del moto mondiale.
per quello che ho detto in precedenza su Marco Simoncelli. Chi era quello lì? Ci stava quasi tamponando. E anche per quanto è successo con Valentino Rossi e Marc Marquez. No, ma dai, non mi puoi dare taglio. Quasi quasi Antonelli perde il controllo della sua moto. Ah, questa volta non l'abbiamo impostata bene come prima. E ci prendiamo la posizione su Antonelli. Un po' di forza, direi. Io guardo a destra. Niente, non credo che ci sia la statua. Direi che se mi concentro un attimo di più potrei anche vincerla questa gara. Sarebbe importante a livello di campionato sicuramente. L'ho sbagliata. Non ho voluto accelerare come si deve. Ed eccoci qui di nuovo nella fantastica curva dove è successo il paratrack, dove a Valentino Rossi hanno rubato il moto mondiale del 2015, che secondo me avrebbe dedicato a Simoncelli. Io ne sono più che sicuro. Avrebbe dedicato l'ultimo mondiale che avrebbe vinto proprio a Simoncelli. Però non avremo mai una risposta a questa domanda, visto quello che è successo in questo periodo e soprattutto anche perché Valentino Rossi non è in condizioni per vincere un mondiale. Quest'anno non lo sapremo, visto che ancora non c'è stata una gara. Chissà se la propria moto era a livello di Ducati e di Honda. Nel frattempo noi siamo passati in testa con un sorpasso strategico. E secondo me questa gara la vinciamo. La vinciamo. Ah, Larghini qua. Però non ci dà nessuna penalità. E sicuramente ormai questa gara l'andremo a vincere. E quindi portiamoci a casa questa vittoria. Eccoci qua, siamo nelle ultime curve, precisamente in una delle curve più famose del circuito di Malesia. E adesso andiamo a affrontare uno dei lunghissimi rettilinei malesi. Come avete visto, ho preso un po' di margine e ci stiamo andando a prendere questa vittoria importantissima per il campionato. Chissà se già diventiamo campioni dopo questa gara, ma penso proprio di sì. Andiamo quindi a vincere la gara del Gran Premio di Malesia. Mentre i piloti completano il classico giro d'onore, andiamo a vedere la classifica finale della gara Moto3. Classifica costruttori, siamo sempre quarti, ma
Non so voi se avete visto. Questa vittoria è il vero coronamento di un weekend di grande fatica. Se il suo team continua a lavorare così per gli avversari, sarà davvero difficile arrivargli davanti. Siamo ai festeggiamenti e se avete visto la classifica del campionato, siamo campioni del mondo Moto 3. Jack Richard vince il campionato del mondo Moto 3 già qui dal circuito di Malesia con questa vittoria e il secondo posto di Foggia. No, attualmente non c'è niente, ci sono i punti reputazione, i crediti, lo sviluppo. No, non c'è niente, forse alla fine del campionato di, quindi non ci resta che andare a disputare il prossimo Gran Premio, l'ultimo di questo campionato Moto3, nel circuito di Valencia. Buongiorno, buongiorno dal circuito Riccardo Tormo di Valencia e benvenuti all'appuntamento con il Moto Mondiale per la gara della Moto3. Attualmente il cielo sopra la pista è abbastanza sereno, ma l'asfalto è ancora bagnato e questo probabilmente spingerà i piloti a gareggiare con una gomma da pioggia. E quindi stiamo con le telecamere sulla griglia di partenza, dove tutto ormai sembra pronto. È sempre difficile fare pronostici per una gara della Moto3, ma i piloti inquadrati in questo momento sembrano decisamente i favoriti. Come avete visto, giriamo sul bagnato. E sul bagnato in questa pista non ho fatto neanche un giro. Quindi una vera incognita. I piloti sono tutti schierati sulla griglia di partenza, ancora pochi istanti e il semaforo del Riccardo Tormo di Valencia si spegnerà per dare il via alla gara. Vediamo, vediamo. Porca miseria, schiacciare il freno non so per quale motivo. Pista ancora molto molto bagnata, anche se ha smesso di piovere. Siamo stati un po' ottimisti forse in quella staccata. Porca miseria, dove volevano frenare? Ecco, li ho mandati tutti larghi. Contatto! Contatto! Vediamo. Ulteriore contatto qui con Yamanaka. Non sarà facile secondo me. Intanto mi sono portato in quarta posizione. E ho sbagliato pure questa curva. Gara molto difficile per noi a questo punto, non avendo mai girato sul bagnato. Infatti qui credo che sia Foggia, infatti è Foggia, sembra averne nettamente di più. Però qui lo ripassiamo solo per un attimo, poi veniamo sverniciati da un bel po' di piloti per l'errore che abbiamo appena fatto. Mi sa che faremo molto schifo in questa gara. 6 giri, gara lunghissima. Io ce la metto tutta, mamma mia, abbiamo rischiato una caduta. Controllo magistrale, direi, ma perdo un sacco di rettilineo. Niente, mi sa che questa gara, cioè quella ha frenato mezz'ora prima, Antonelli ha frenato addirittura dopo di noi. Antonelli, no, era Suzuki, invece ha frenato un po' prima di noi. Mi sa che era quello il punto di frenata, visto che io sono arrivato un po' lungo. Ehi! Vabbè, non tamponarlo.
Niente, mi sa che lotteremo per questa posizione. Se non ci diamo una svegliata. Non credo ormai che. Cioè, sì, questi qua potrei anche recuperarli se riesco a concentrarmi e a fare le curve come si deve con la traiettoria giusta. Porca miseria! Abbiamo rischiato anche qui di cadere. Ok, questa curva stavolta la facciamo nettamente meglio. Chissà se stiamo recuperando su quelli davanti a noi, spero di sì, visto che si danno anche un po' di battaglia. Ottima questa curva. Molto molto bene. Anche questa curva fatta in modo eccezionale. Però non recuperiamo. Dietro abbiamo Minion, ma si ha 1,48,7. Noi 1,51,005. Mamma mia, 2 secondi più lenti. E per me era stato un buon giro quello che avevamo fatto. Diciamo dal secondo settore in poi. Beri Baltus va a cadere, ora prendiamo il taglio sicuro, sì, e allora rifacciamo questo punto. E adesso siamo arrivati lunghissimi. Porca miseria. Va bene, ci prendiamo questo lungo. Tanto ormai il gioco è fatto. Il gioco è fatto. Siamo già campioni del mondo Moto3. Quindi anche se arriviamo un po' più indietro non succede nulla. In più il nostro rivale che è stato Foggia, secondo in classifica, è più indietro, non sta vincendo la gara, ma è Masià che è in lotta in questo momento per la prima posizione di questo Gran Premio. Ma siamo caduti così dal nulla, non me l'aspettavo. Perfetta, poi l'abbiamo fatta questa curva. Anche questa molto molto bene. Chissà se riusciamo a recuperare su Migno. Ormai il nostro primo obiettivo ovviamente è lui. Molto bene questa curva. Fenati 1,48,3. Foggia si trova in quarta posizione. Fenati è primo. Noi 1,56 abbiamo migliorato di 4 decimi il nostro tempo. Non uscire. Cioè potremmo fare tranquillamente 1,49. Vediamo se ci riusciamo in questo giro. Nel 49 potremmo farlo benissimo. Neanche Migno riusciamo a recuperare. Dai, dobbiamo arrivare almeno sul Migno. Almeno sul Migno. Credo che stia girando fortissimo comunque lui. Che sta recuperando su quello davanti. Arbolino, Arbolino cade. Tony Arbolino. Frenato un attimino troppo. E quindi siamo arrivati molto interni. Siamo al quarto dei 6 giri. Ah, questa la devo fare meglio, molto meglio. Prima, il giro prima l'abbiamo fatta decisamente meglio.
Quasi quasi. Fenati 1:47:09. Tempone di Fenati. Noi facciamo 1:49:02, un secondo e 8 più lenti. Ok, questa curva finalmente non dico che l'abbiamo fatta bene, ma l'abbiamo fatta in modo decente, quantomeno. Qua arriviamo sempre lunghi. Migno sta recuperando sul pilota davanti, non so chi è in questo momento. Ecco, questa l'abbiamo completamente sbagliata. Infatti stiamo subendo il sorpasso da Suzuki. Niente, credo che ormai non ci resta che difendere questa posizione a noi. Siamo messi veramente male. Era arrivato molto molto lungo. Niente, faccio un sacco di errori questa gara. Anche adesso arriviamo un po' lunghi. Suzuki tenta il sorpasso, ma noi non glielo permettiamo. Anche qui, porca miseria, ci dà il taglio? No, non ce lo dà. E Migno nel frattempo ha preso il pilota davanti a sé. Fenati ancora 1:47:439. Va sempre più veloce. Mentre Foggia si è appena conquistato la terza posizione, Suzuki ci ha sverniciato. Non ci facciamo passare da Vietti, perché è sicuramente Vietti, visto che Migno è davanti a noi. Abbiamo ripreso la posizione su Suzuki. Ma io freno sempre nello stesso posto e arrivo. Assurdo, sto facendo veramente pietà in questa gara. No, 2 decimi, guardato. Questi 2 decimi ovviamente non li voglio. Ovviamente abbiamo sbagliato l'uscita. Siamo anche all'ultimo giro. Non me ne ero accorto, adesso dalla gara, dal concentrarmi a fare le curve in maniera decente, quantomeno. Purtroppo in questo weekend non c'è stato neanche un giro sul bagnato, quindi non ho potuto sistemare la motocicletta e provare un pochino, ovviamente perché da bagnato asciutto cambia tutto. No, frenati. Volevo dire, Migno aveva superato, no, non so chi, mentre noi perdiamo la settima posizione. Pensa, Migno ha fatto anche il giro più veloce. E perdo anche l'ottava posizione. Che gara. Mentre i piloti completano il classico giro d'onore, andiamo a vedere la classifica finale della gara Moto3. E noi, come vedete, siamo campioni del mondo Moto3. Classifica costruttori, terminiamo al quarto posto. Adesso vediamo se c'è un video, visto che era l'ultima gara del campionato. La moto era invisibile. Bug.
Abbiamo vinto, ecco il video esultanza perché abbiamo vinto, vediamo che succede. Finisce così? Ah no, spettacolo. Va a mettere il casco. Bello, bello, godiamocelo. Ed ecco la nostra coppa. Bello, emozionante questo video, non so per voi ragazzi, molto molto bello e emozionante. Come avete visto, campioni del mondo categoria Moto3 con Jack Richard. Vediamo adesso che cosa accade, se c'è qualcos'altro. Prima di salutarci, reputazione, crediti e poi ovviamente dati ricerca. Queste sono le ricompense, i risultati della nostra stagione. Abbiamo vinto 1, 2, 3, 4, 5, 6 gare, 3, 2 terzi posti, 1, 2, 3, 4, 5 secondi posti. Questi sono tutti i crediti che abbiamo preso. Ok, andiamo avanti. Vediamo che succede. Ok, direi che abbiamo finito. Ora ci sono le settimane fino alla 52. In queste settimane vedrò se riuscirò a cambiare categoria e salire in Moto2. Direi che a questo punto è tutto da Velociretto TV, quindi se non volete perdervi il prossimo episodio, vi ricordo di iscrivervi attivando la campanella per non perdervi appunto il prossimo episodio perché vi arriverà la notifica. Lasciate un bel like e ci vediamo nella prossima stagione. Un saluto a tutti, ciao ciao.